Fammi sentire. Cos'è? Do. Aspetta che mi concentro perché. Vai. Mi non capisco la gente che non mangia mai i crauti. Bisogna andare molto cauti, mal de stomach a volte te fa. I crauti li fa coi capucci, te i mangi insieme ai probusti, do fete de pan ben scaldà e quasi meglio del baccalà. I crauti te schizzi nei barili, te podi mangiarne 5 kg, do scodeghe metteghe dentro, te fai una cena con te. Ieri sono andato in piazza del Pero e feva crauti e probusti. Io proprio mangiai dei gusti, 6 panetti, 3 ruti e un bicchiere. Mi è venuto un dolore di intestini, sono andato di corsa ai giardini. Non era nessun lì vicini. Mi sono, dirò una iola, mi sono incucciato. Sarà sta i crauti del Pero, sarà sta i probusti col pel, la iola l'ho concimata e il comune l'ha anche risparmiata. Sono tornato dal Pero in piazza, che avevo una cera verdassa. Ancora, e mi dice, ho sbagliato, ho tolto l'altra bossa dell'oi. E invece di quella del Morandim, ho tolto una bossa dell'oi di Ricin. Ecco. La morale di questa novella te la dice la legge del Menga. I crauti non hanno niente a che fare se nei giardini te sei naia cagare. E mi non capisco la gente che non mangia mai i crauti. Bisogna andare molto cauti, mal de stomaco a volte il te fa. La morale di questa novella te la dice la legge del Menga. I crauti noi ga niente a che far, se nei giardini te tocca cacare.